Tifosi della Lazio, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi con Marco Cannigiani per raccontare un po' i dietro le quinte e anche un po' il funzionamento di questo fan token Lazio che ha sconvolto il panorama calcistico italiano e non solo. Marco, cosa ci vuoi dire di questa partnership? Perché vi siete interfacciati col mondo cripto? Cosa vi ha incuriosito? Ma sicuramente ci ha incuriosito l'evoluzione di questo mondo, il fatto che tanti club sportivi si stavano avvicinando a questo nuovo mercato, quindi lo abbiamo un po' studiato e, come siamo abituati a fare noi, cerchiamo sempre il meglio e quindi abbiamo individuato in Binance il meglio che potevamo trovare sul mercato. Penso che la stessa cosa sia stata fatta anche dall'altra parte, che insomma sia stata reciproca la stima, motivo per il quale si è insomma andati verso questa direzione. Questa è una cosa che ci fa piacere, il fatto di essere stati i primi, quindi scelti dalla più grande piattaforma al mondo come prima squadra per sperimentare questo nuovo progetto, ci ha inorgoglito e credo che i numeri che si stanno realizzando sono alquanto stupefacenti, direi. Durante il lancio si è arrivati a $100, partiti da $1 in prezzo di Launchpad. Vi aspettavate un risultato così eclatante oppure? Oddio no, perché poi per noi è qualcosa di assolutamente nuovo e quindi anche, non dico di difficile comprensione, però comunque si lascia un po' anche storditi, no? Diciamola così. Però è forse il premio del lavoro che è stato fatto, cioè di preparazione da tanti mesi che stiamo lavorando, al di là poi dell'annuncio dell'accordo. In realtà il lavoro dietro le quinte parte da molto lontano. È stato molto importante, sì, da entrambe le parti c'è stato molto lontano, molto faticoso, riunioni interminabili, sì. Fusi orari, conference call, sabato, domenica, sì, giorni di festa. C'è stato un momento in cui veramente è stato un impegno H24. Però alla fine il risultato è stato fantastico e quindi tutto il sacrificio fatto veramente ne è valsa la pena. Certo. Quali sono secondo voi le prospettive da qua a 5 anni di questo progetto? Come vedi l'evoluzione di questo progetto? Guarda, secondo me la cosa fondamentale anche per quanto riguarda il club è poter in qualche modo mixare i bacini che questi due mondi possono portare avanti, cioè il club sportivo che con la sua emozione, con i suoi asset principali può essere un volano importante, ma dall'altra parte un mondo che partecipa a questo tipo di attività che è sconfinato e che permette anche alla Lazio di raggiungere target e mercati fino a ieri sconosciuti o comunque dove era più difficile arrivare. Come certo, qualcuno ha detto, probabilmente in questi giorni la Lazio è stata conosciuta da tantissime persone nel mondo molto di più di quello che era prima. È un mezzo incredibile anche per accorciare, no? le distanze con i tifosi, no? E lo vediamo dai segnali che abbiamo anche sulle nostre piattaforme social. In pochissimi giorni c'è stata un'impennata di persone che si sono agganciate ai nostri social media. Probabilmente non sono tutti i tifosi della Lazio, anzi probabilmente non lo sono, sì, lo saranno. Lo saranno. Lo sono adesso. Comunque dopo. Si sono interessati alla Lazio, sì, questo è un aspetto fondamentale per la crescita del club, del brand, della visibilità, certo, con tutti gli effetti positivi che questo, certo, potrà generare. Quindi la scelta è stata anche questa, cioè dobbiamo individuare il partner che più ci potrà permettere di sviluppare questo aspetto. Certo. Penso che insomma sia stata azzeccata. Dai numeri sembra che la scelta sia stata giusta. Anche il fatto di essere un unicum, sì, essere l'unica squadra in questo momento, o comunque la prima, è certamente un unicum rispetto ad altre piattaforme che hanno già un agglomerato di club, certo, certamente importanti, ma comunque in qualche modo che distolgono uno l'attenzione dall'altro. Sicuramente adesso ne arriveranno altri su Binance, perché adesso l'esperienza Lazio farà sì che, chiaro, tanti guarderanno. Chiaro. Anzi, già me l'hanno detto. Club che mi ha detto: ma noi son tempo che cerchiamo, sì, di come avete fatto a essere i primi? Beh, ci vuole anche un po' di fortuna, certo, un po' di bravura. Ci sarà un effetto cascata, chiamiamolo così. Non solo per quanto riguarda i club di calcio, ma anche tanti altri tipi di business, non so, artisti o anche aziende importanti, no? Che hanno un vero e proprio seguito di fan, di persone appassionate del brand, al di là del modello che c'è sotto, calcio, telefoni, eccetera, eccetera, certo, eccetera. Quindi è semplicemente un modo, questo qua dei fan token, per appunto accorciare le distanze tra i fan e l'azienda stessa, certo, coinvolgendo la fan base con attività
chiaramente di vita quotidiana, certo, come può essere ad esempio la canzone da mettere allo stadio, oppure non so, il logo da disporre sul prossimo bus e così via, insomma, cose simpatiche per... Sì, tutte attività simpatiche, attività di marketing simpatiche, dove in qualche modo il tifoso diventa attivo, no? E quindi partecipa a una decisione. Attiva del club chiaramente è diversa dall'utilità che ha un equity, non una stock. Non c'entra niente, è tutt'altra cosa. E quindi è più un gioco, no? È più un gioco, si esatto. partecipa a un bellissimo gioco. Esatto. E poi anche contestualizzandolo al momento storico, no? Dove il Covid ha insomma messo in ginocchio la redditività di questo settore, parliamo proprio specificamente nel calcio, no? Beh, sicuramente questi sono stati mesi difficili per tutte le squadre a livello mondiale e devo dire la verità, forse questo settore sta un po' compensando, no? Perché certo. sono state alcune dinamiche negative per i club, quindi lo vediamo a livello internazionale che sono settori che stanno investendo molto certo. nello sport in questo momento e probabilmente lo faranno ancora di più proprio perché vanno a intercettare dei bacini fidelizzati come i club di calcio che sono diciamo l'aspetto principale che poi chi fa questo tipo di attività ricerca fidelizzazione chiaro assolutamente come noi fidelizziamo il tifoso in questo caso voi fidelizzate il cliente l'utente sì l'utente. Quello che volevo chiederti è secondo te questo tipo di partnership con un partner criptovalute eccetera può essere stato un catalizzatore per far risollevare un club sportivo in un momento difficile? Ma sicuramente adesso dire risollevare direi di no, nel senso che comunque la Lazio devo dire che ormai da anni a livelli alti sia uno dei pochi probabilmente, dei pochi, esatto, anche dal punto di vista dei risultati economici e finanziari, quindi certo. è tra quelli che forse ne aveva meno bisogno. Certamente l'aspetto che ho notato di più è il grande interesse che questa partnership ha generato a livello internazionale. Abbiamo avuto degli scontri incredibili, come ti dicevo, sia a livello media, ma soprattutto dalle altre squadre che in questi giorni ci hanno chiamato per capire, ma avete fatto una cosa che in tanti provano a fare da tempo con l'azienda più importante di questo settore e non c'erano riusciti, quindi era un po' capire, ma qual è stato il segreto? Come ti ho detto, ci vuole un po' di fortuna, un po' di bravura, un po' di abilità, le componenti per fare questo tipo di accordi sono diversi, però intanto ci chiedo come avete fatto, visto che noi ci proviamo da anni. Qualcuno del management era della Lazio, probabilmente, no, scherzo. Non lo so, forse CZ. CZ ti fa Lazio da piccolo. Ti fa Lazio da piccolo, non lo so. Probabile. A volte succede anche sì, questo. Sì, voglia. Esatto. Sì. Siamo contenti, forse così, adesso sicuramente sarà tifoso da Lazio. Adesso sì, sicuramente. Parlando del token Lazio, no? Perché un tifoso dovrebbe acquistare il token Lazio? Quali sono le varie utilità che questo token dà? Il token Lazio, come abbiamo detto, ti permette di partecipare attivamente ad alcune attività, okay. un po' per gioco, un po' per però scegliere o comunque partecipare alla scelta di alcuni aspetti che evidentemente sono più di carattere di comunicazione, di marketing certo. e quant'altro, poi vedremo il livello dove si alzerà, però inizieremo da cose che potremmo dire banali ma che non lo sono, dalla scelta che ho detto tu della canzone che deve incentivare o deve accogliere i giocatori in campo, ad alcuni aspetti grafici che il club utilizzerà all'interno del centro sportivo o all'interno dello stadio, quindi tutta una serie di cose che generalmente vengono decise all'interno, certo. in questo caso verranno fatte delle soluzioni all'interno, ma tra le varie soluzioni saranno poi i tifosi a decidere quella più... guarda, banalmente Binance la sta attivando a brevissimo, non so quando andrà in onda l'intervista, devono decidere se questo logo deve essere bianco o celeste. Okay. E noi consigliamo una cosa, loro ne volevano fare un'altra, chiediamo i tifosi. Vediamo che dico. Scelgono i tifosi che colore deve essere il marchio sulla maglia celeste, blu o bianco. Certo, è anche un modo per rendere la tifoseria partecipe. Esatto. Magari a breve potremo decidere in trasferta se dobbiamo giocare maglia bianca o maglia nera, queste sono le due opzioni, scegliete con quale maglia volete che affrontiamo quella squadra. Quindi saranno tifosi a decidere. Certo. E sicuramente questo ha un valore di partecipazione e di engagement. Non da poco. C'è anche da aggiungere, anche magari da un punto di vista proprio meramente tecnologico, la possibilità di prendere parte a iniziative come degli NFT. Verranno rilasciati degli NFT che non sono altro che dei pezzi di arte digitale su tecnologia blockchain che sono, diciamo, certificati di proprietà del possessore di quel piccolo pezzo di arte. Esatto, sono dei prodotti digitali. Dei prodotti digitali, qua
qua è un mondo nuovo, chiaro, per tutti, assolutamente per tutti, sì, da capire, da comprendere, che si sta evolvendo, e quindi, certo, verranno realizzati dei prodotti digitali che quindi, chiaro, i tifosi potranno acquistare tramite tramite token, l'applicazione, tramite il token Lazio, certo, tramite le cripto, insomma, quelli che sono gli strumenti che verranno messi a disposizione. Chiaro, chiaro, chiaro. Diciamo che il minimo comune denominatore dei possessori di questo token Lazio, al di là delle varie, insomma, specifiche tecniche, è avvicinarsi di più al club. Assolutamente, sì, questo è l'obiettivo, più, renderli veramente ingaggiati con la vita del club. Mm-hmm. Oggi il fan engagement è la parola chiave, no? Sì, sì. Rendere partecipi i tifosi. Beh, questo è un meccanismo che li rende attivamente partecipi. Questo è sicuramente uno strumento sia per voi come club, ma anche come per tanti altri modelli di, ecco, di creare, di accorciare le distanze, esatto, con, esatto, la propria fan base. Bene Marco, direi che ci siamo fatti una bella chiacchierata. Grazie a te, speriamo che questo è solo l'inizio. È soltanto l'inizio. È una cosa che andrà avanti per molto tempo, speriamo tantissimo, sì, tempo, e speriamo con risultati sorprendenti come è stata sorprendente la partenza. Da entrambe le parti, ne sono sicuro. Grazie a te.